dottor Solinas, sono un medico qui a Bologna e in pratica il mio mestiere, diciamo che è fatto in un certo modo, è parte come un atto di volontariato, perché non bisogna soltanto soffermarsi all'aspetto tecnico, in pratica della mia professione, ma bisogna andare anche oltre, perché la persona non è fatta soltanto di corpo ma anche di spirito. Di conseguenza bisogna anche soffermarsi non soltanto a valutare in pratica la malattia, ma anche in pratica a valutare quello che è lo spirito della persona, quindi a dare anche un aiuto. Per quanto riguarda diciamo l'associazione di volontariato che abbiamo la Croce Verde, e devo dire che in pratica la Croce Verde sta morendo perché non abbiamo in pratica dei volontari, non abbiamo volontari che possano diciamo rinquadrare tutti gli elementi, di conseguenza ci troviamo in pratica sguarniti. Quindi faccio anche un appello appunto perché i ragazzi giovani possano rinquadrare i volontari che mancano. Poi c'è anche un'altra cosa che vorrei dire. Questo, diciamo, la mancanza a certe volte di volontari nasce dal fatto che non abbiamo che non viene insegnata come cultura a scuola. Cioè, ci deve essere una cultura del volontariato già dalle prime fasi della giovinezza dei ragazzi, no? Questo perché questa cultura manca nella misura in cui noi non sentiamo il nostro mestiere deve andare oltre, cioè noi dobbiamo esercitarci volontari anche nel nostro mestiere, cioè bisogna, perché il nostro mestiere deve essere fatto in modo tale, siccome in pratica i mestieri in pratica vengono. Adesso mi sto quindi, no. Scusate, ma sono. Un mestiere ha una sua valenza sociale. Avendo una valenza in pratica sociale, non è che in pratica deve fermarsi, questo è il mio compito e questo non è più il mio compito. No, deve andare oltre il proprio compito. Quando in pratica necessita, quando c'è la necessità in pratica di, per una valenza appunto sociale, di rimpinguare lo stesso compito. Un'altra cosa, allora il volontario, io qua ho una espressione per quanto riguarda il volontariato, che costituisce un modo di essere nella persona nell'ambito dei rapporti sociali. Esso rappresenta un modello fondamentale nella relazione positiva e responsabile dell'individuo che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore di altri individui, ovvero gli interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità. Ora io in questo. Nel volontariato c'è un'espressività di tipo religioso, perché il tutto nasce in pratica fondamentalmente nasce fondamentalmente in pratica dalla filosofia cristiana, che è quella di fare agli altri quello che vuoi che sia fatto a te, e di conseguenza da questo punto si deve partire, appunto perché viene messo al centro l'uomo nella sua totalità, e di conseguenza noi spontaneamente in pratica sono troppo emozionato, non ce la faccio.